Come fare contenta una moglie? L'impasto appena tolto dalla macchina, visto che la farina è una bella farina assorbiva, mi sono voluto divertire a idratarlo bene fino a un 75% e adesso lo chiudiamo. Seconda piega. Quasi 75%, impasto bellissimo. Ecco fatto. È pronto. Io ungo leggermente un recipiente. Adesso lo lascerò a temperatura ambiente per 45 minuti e poi in frigorifero per 24 ore. Dopo le 24 ore in frigorifero, ecco qua l'impasto per la napoletana che ha puntato, è raddoppiato, quindi va benissimo. Adesso stagliamo, facciamo le palline e poi altre 24 ore di frigorifero. Eccolo qua. Veramente un gran bell'impasto. Facciamo un bel salsicciotto. E faccio delle palline da 2,60 l'una. Solito movimento. Eccole qui. Allora, visto che poi loro dovranno fare altre 24 ore in frigorifero, aspetto un 5 minuti e le tiro nuovamente per dargli la tensione che gli serve per stare bene in massa e tese per altre 24 ore in frigorifero. Sono passati 5 minuti, possiamo dare un'ultima tirata alle palline per poi metterle definitivamente in frigorifero 24 ore.